Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi io molto ma molto molto felice vi faccio vedere l'ordine che ho fatto da Julia's Place. Comunque, vi stavo dicendo, questo è il pacco che mi è arrivato. Sono un bel po' di cosucce. Questo è stato un regalo della mia migliore amica, è stato il secondo perché avete già visto il video di Colourpop, che è uno dei regali, e questo è il secondo. Ovviamente questi acquisti sono stati fatti con degli sconti fatti proprio nel periodo del Black Friday, e le cose poi sono arrivate a dicembre. Ci hanno messo un bel po', e qui c'è stato il rischio dogana, perché lei ha pagato, non mi ricordo, 20 euro e qualcosa di tasse doganali. Non ha pagato tanto, considerando che quando fu un paio d'anni fa ho pagato Colourpop, non mi ricordo quanto era ogni pacchetto, ho pagato più di 20 euro, un pacchettino piccolo dove c'erano soltanto rossetti, quindi diciamo non ha pagato tanto, però purtroppo c'è stato il rischio dogana. E invece nel sito lei aveva visto che non c'era questa cosa, quindi non so ora bene com'è la situazione. Comunque, ho preso alcune cose proprio anche per far sì di fare una full face direttamente con i prodotti di Julia's Place. Mi piacciono tantissimo, ve lo dico, io già l'ho controllate per vedere se era tutto a posto con la bolla, eccetera, eccetera. Poi sotto vi scriverò tutti i vari prezzi e io vi ripeto, le ho prese tutti scontate. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è il fondotinta. Ho preso il fondotinta della Julia's Place e ho preso questo qui, Velvet Matte Foundation. Ho sentito parlare benissimo di questo fondotinta e quindi l'ho voluto provare. Io ho preso la colorazione Bali 720 in base anche alle colorazioni e alle carnagioni che fanno vedere dal sito. Spero diciamo che sia un ottimo fondotinta, perlomeno che sia giusto per il mio incarnato. E questo è un flaconcino da 30 ml di prodotto con una scadenza di 24 mesi. Mi piace tantissimo sia il pack della scatolina che del prodotto, perché sinceramente è molto molto bello, mi piace. Ovviamente questo poi faremo una full face e vedremo se i prodotti valgono oppure no. Ovviamente, prendendo il fondotinta ho preso anche il correttore, e questo è I Am Magic Concealer. Io l'ho preso nella colorazione 18, sempre guardando nel sito le varie carnagioni, credo che sia giusto come colore. Sembra un fondotinta, cioè grandissimo, non ci avevo fatto caso che era così grande. Ha 10 ml di prodotto, ha una scadenza di 12 mesi, sinceramente è molto grande, considerate anche il packaging del fondotinta, molto molto grande. Lo proverò e vi farò sapere anche questo. Ovviamente in base a tutto ho preso anche la cipria, ed è questa, ed è a Magic Setting Powder, questa qui. Questa non mi ricordo se c'era la colorazione, vabbè, White Sand era la più chiara. Ve la faccio vedere sempre in polvere libera, perché sapete tutti che io preferisco le ciprie in polvere libera. Poi ditemi se volete un video dove faccio vedere tutti i fondotinta, tutti i correttori, tutte le ciprie, perché ho i cassetti pieni, quindi vi posso anche fare video a questo, diciamo, per questa situazione, per il prodotto ovviamente. Questa è la cipria in polvere libera, si trova sempre con i buchetti, quindi credo che sia buona come colore. Sì, credo che sia buona. Comunque ho preso anche questa. Poi, se riesco anche a chiuderla, continuiamo il video. Comunque i packaging mi piacciono, anche i colori che ha utilizzato mi piacciono tantissimo. Poi andiamo avanti e prendo le altre due cose. Per quanto riguarda sempre il viso, ho preso un illuminante. Per quanto riguarda il blush, sinceramente non mi piacevano, quindi non l'ho voluto prendere perché mi sembrava inutile prendere un blush che poi non avrei utilizzato. Ho preso un illuminante, cioè guardate bene la scatolina e ditemi se non è bella, cioè veramente, la faccio vedere da vicino. Questa è la scatolina, cioè io non li butterò di sicuro le scatole. Ho preso questo che sarebbe, vediamo se c'è scritto all'interno. Questo è la colorazione numero 3, perché non mi ricordo qual era. Era The Tribe Highlighter Volume 3 by Julia.
Solo questo c'è scritto. Ce n'erano vari e ce n'erano tre. Io ho preso il terzo perché mi piaceva di più. Ha lo specchietto qui, la confezione è bellissima, cioè. E questo è il colore. Non vi faccio gli swatch perché sto per uscire, quindi mi viene malissimo farveli. Aspettate che ve lo faccio vedere da vicino. Questo è il colore. Non vi preoccupate perché poi faremo un make-up direttamente, quindi lo utilizzeremo. Se non mi sbaglio, questo era il colore più chiaro, perché io sono cadaverica, quindi non potevo che utilizzare un prodotto più chiaro possibile. Poi, sempre per quanto riguarda la full face, ho preso una matita labbra che adesso andremo ad aprire. Quindi, ho preso una matita labbra di queste qui, credo che siano retraibili, sì, di queste retraibili, e ho preso la colorazione Luxe Liner Love Me. Sì, Love Me si chiama. Vi faccio lo swatch di questa. Il colore è questo qua. Comunque il colore è questo che vedete qua. E ovviamente ho preso anche è retraibile, ve l'ho detto. Ho preso anche un rossetto, cioè guardate che sciccheria, cioè è bellissimo. Guarda, c'è la pupa, guarda. Mi piace tanto. Cioè mi piace tantissimo la confezione e io ho preso il rossetto 2020. Speriamo che mi piaccia il colore. La confezione è così, tutta squadrata con il logo qui di Julia's Place ed è questo colore qua. Ed è un nude. Spero che si adatti alla matita. Sì, è un po' perché sì. La matita è leggermente più scura del rossetto e questo è il colore. Bello. Fa profumo, mamma mia, buono. E questo per quanto riguarda la parte del viso, eccetera, eccetera. Ovviamente ho preso delle palettine che sarebbero queste. Perché se avete visto il video che avevamo fatto con le Angel per quanto riguarda gli acquisti che volevamo fare, io ho preso proprio le due palettine che volevo prendere quella volta quando avevamo fatto la lista del Black Friday, quindi ci sono, ma ve li farò vedere alla fine. Cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere queste quattro palettine. A me piacciono proprio questa forma di palette. Non mi piacciono quelle grandi perché non ho sentito parlare bene per quanto riguarda le grandi, ma per quanto riguarda le piccole hanno tutti parlato benissimo. Questa è la Move, ognuna ha il suo nome, e questa è la Move. Ve la faccio vedere sempre confezionata in questa bustina e questa è la palette. Ve la faccio vedere così da vicino e ovviamente ha la sua plastichina e questi sono i colori, proprio quelli che vedete qua. Sono dei colori bellissimi, mi piacciono tantissimo. Ovviamente, amante del Malva, non potevo non prendere questa palettina. Ovviamente vi farò il video per quanto riguarda dei look, per quanto riguarda queste tipi di palettina e ve li farò vedere tutti mano a mano. O qui oppure su Instagram. Questa è la Taupe, anche questa con la sua scatolina e il suo involucro di plastica. E questa è identica, ovviamente, inutile farvele vedere. Sempre perché scusate il riflesso, ma sono delle carte lucide quindi fa il riflesso. Queste sono le palettine, quindi è uguale. Vi tolgo la plastica per vedere bene i colori e questi sono i colori. Cioè, ditemi voi se non è bellissima, proprio ha dei colori fantastici, veramente fantastici. Io veramente non vedo l'ora di utilizzarla, di provare proprio questi colori come sono in tutto e per tutto. Poi vi faccio vedere questa che è la Berry. Sono
su Instagram, poi vi metterò, quando uscirà ovviamente il video, vi metterò le foto proprio in evidenza per quanto riguarda queste palettine. Questa è la Berry, guardate che bellezza questa palettina. E questi sono i colori, veramente stupendi, molto molto belle davvero. Io ho sentito parlare benissimo di queste palettine, del brand indiscusso, veramente. Questa è la Nude. E ne avevo prese altre due, ma poi non c'erano più nel carrello perché erano sold out e quindi non le ho prese. Questa, come vi ho detto, è la Nude. Perché questo, e i colori sono questi qua. Devo dire che sono molto molto belli. Guardate, cioè, sono dei nude, ma veramente spettacolare, cioè ci sono dei glitter. Vi giuro, la vorrei toccare, però devo fare veloce perché devo uscire, quindi non posso. Allora, in quel video vi avevo detto che volevo assolutamente due palettine che mi sono innamorata soltanto a vedere il pack, quindi pensa com'erano all'interno queste palettine, e quindi le ho volute prendere tutte e due, e sono delle bellissime palettine. Questa è della Nubian Glow e questa è della Nubian Royal. Cioè, adesso voi dovete dirmi se non sono delle belle palettine. Comunque, questo è il pack. C'è sempre la plastichina all'interno. Questo è il pack. Queste palettine non hanno lo specchietto, ma poco importa. E questi sono i colori. Mettetevi gli occhiali perché hanno una bellezza stratosferica. Cioè, guardate qua che colori. Hanno due matte e poi quattro glitter, che è una cosa sensazionale. Cioè, guardate che brillantezza. Cioè, io veramente sono rimasta a bocca aperta quando ho ricevuto il pacco perché veramente sono di una bellezza stratosferica e mi sono veramente innamorata. Quindi già avevo visto le foto e tutto, ho detto pensa pensa quando le avrò in mano. E questa è la Royal, vi faccio vedere com'è. Ovviamente la mia preferita, sempre l'involucro con la plastichina. Questo è il pack esterno, è in cartoncino, non c'è lo specchio, poco importa, basta che i prodotti sono validi. Mettetevi gli occhiali, non lo so, copritevi chi è più debole di cuore, perché vi sto facendo vedere una palettina stupenda. Guardate qua che bellezza, cioè. Ditemi voi, sono una bellissima palettina. Qui invece abbiamo tre matte, che sono 1, 2 e 3, e poi tre glitter, uno più bello dell'altro. Cioè, veramente. Cercherò di fare un make-up per ogni palettina perché sinceramente mi piacciono tantissime, non vedo l'ora di utilizzarle. Li potevo anche utilizzare per fare questo make-up che vedrete prima. Scusate, ma stanno arrivando tutti i messaggi. La Liz. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ho comprato un fondotinta tramite il suo consiglio, nel senso per la colorazione, ed è risultato scuro. E lei mi ha detto: aspetta l'estate. Comunque, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Scusatemi, ma il fatto di ricevere messaggi un po' mi... basta, cioè, guardate, se non vi dico cavolate, che Fabiana. Ok. Ovviamente li farò dei make-up proprio apposito per quanto riguarda queste palettine, quindi farò per ogni palette farò un make-up diverso. Spero ovviamente che siano ottime come ho sentito parlare e in base anche agli swatch che ho visto in giro. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questi acquisti. Ditemi cosa ne pensate, se vi piacciono i miei acquisti. Ditemi veramente la verità, ho fatto bene o ho fatto male acquistare tutte queste palette? Oltre che è una cosa di collezione, perché sapete tutti che io adoro le palettine ed è la cosa che assieme alle spugnette e ai pennelli acquisto di più anche in varie colorazioni, perché sono quei prodotti che faccio direttamente la collezione.
Però ovviamente se avete utilizzato le palettine queste qui di Julia's Place, fatemi sapere se vi siete trovati bene oppure no. Mi farebbe tanto piacere fare, diciamo, sapere i vostri gusti, cosa vi piace, cosa non vi piace. Nel frattempo li sto sistemando perché sono molto pignola. Li voglio dentro la scatolina perché devono rimanere belle pulite, senza la probabilità che si possa rompere una cialda perché ci rimarrei troppo, troppo male. E niente, nell'info box troverete tutti i prezzi e i nomi delle palettine, così sapete di cosa ho parlato e se la mia pronuncia ovviamente non è buona, lo troverete giù nell'info box. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!